Io rappresento il lavoro che sta andando verso un progetto che è iniziato da parte di un gruppo che si è formato tra cittadini di questo territorio, che ha deciso di mettere insieme le varie anime che provengono appunto dal nostro territorio e che ha inteso esprimere la nostra sensibilità. E è un processo che è iniziato completamente al rovescio da quello che si fa normalmente. Normalmente si focalizza l'attenzione sul candidato sindaco e dopodiché la lista, o diciamo più che la lista, il gruppo è il contorno. Nel mio caso è stato il procedimento inverso. Il gruppo si è formato, ha elaborato delle idee, si è posto degli obiettivi, poi mi ha chiesto la disponibilità. Ecco come si è arrivata la mia candidatura. Io mi sono resa appunto disponibile a rappresentarli. Ci sono delle linee guida diciamo fondamentali, alcune riguardano le infrastrutture, le scuole, la tutela del territorio, la valorizzazione dei nostri borghi. È chiaro che sono delle linee guida di carattere generale che andranno ampliate, che andranno approfondite con appunto l'aiuto e anche raccogliendo quelle che sono le esigenze della gente che vorrà esprimerci in questo nostro percorso che comincia da oggi e andrà ad approfondirsi nelle prossime giornate.